Grazie. Pronto? Eccoci qua. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ringrazio Alex per il viaggio fino a qua da San Francisco, la prossima volta organizziamo al contrario di due San Francisco, così almeno stacco un po' dalla realtà romana di tutti i giorni. Avete vissuto voi tra Los Angeles e San Francisco una vita, anch'io una volta in America, a divertirmi all'università. Allora, intanto ringrazio Alex, Samuel, la piazza che sta qui con noi oggi, che è stato il punto di riferimento per il lavoro che abbiamo fatto con Movi, per le persone dell'agenzia della Mobiletta, per la comunicazione coordinata dalla dottoressa Assunta Mastelloni. Ringrazio tutti per l'importanza che per, non solo per l'agenzia della Mobilità, ma per Carlo Miglia cittadino ha un accordo come quello che facciamo oggi. 2 milioni di utenti, penso, più o meno in Italia, 800.000 solo nella città di Roma. Il lavoro che possiamo fare con Movit è fondamentale per una delle parti del nostro lavoro sulla mobilità, che è quello di comunicare la mobilità ai nostri utenti, comunicare i problemi della mobilità, ma comunicare anche delle soluzioni alla mobilità in tempo reale che la città, l'agenzia della mobilità, ATAC in generale, il Comune di Roma, possono dare agli utenti. Una collaborazione che nasce da una profonda sinergia tra pubblico e privato, che nasce da un'attività che a costo zero per l'amministrazione, ma anzi è enorme quello raggiunto per l'amministrazione, che si trova la possibilità di comunicare a una grande quantità di utenti, non solo romani del Bay Day, ma pensiamo a qual è la penetrazione di Movit sul mercato internazionale e quanto potrebbe essere importante per la gestione e la comunicazione per un evento così internazionale e così importante che si avvicina, che è il giubileo dell'8 dicembre. Quindi, 3 punti chiave che sono quello che voglio in qualche modo sottolineare: l'innovazione e la comunicazione legata al digitale, e la possibilità per l'agenzia della mobilità, che da questo punto di vista è un entry level, è una novellina, di lavorare con un campione come Movit, la possibilità per Movit, che invece è un entry level del mondo della mobilità romana, per avere 800.000 utenti, di lavorare con quelli che come noi tutti i giorni lavorano, certificano, elaborano dati e soluzioni sulla mobilità, e quindi questo connubio che spero porti sicuramente grande valore aggiunto a noi come agenzia della mobilità, e spero porterà anche grande valore aggiunto a Movit, la possibilità di fare l'unica cosa per cui come agenzia della mobilità lavoriamo tutti i giorni, cioè dare grande valore aggiunto a Samuel, Alex, Assunta e Carlo, sono i nomi che ho detto prima, quando tutti noi siamo, come dicono quelli bravi, city user di Roma, e gestiamo, lavoriamo e combattiamo a volte con la mobilità romana. Ringrazio Alex, vi lascio la parola e spero di vederci al prossimo CityTech con dei dati che dimostrano quanto bene abbiamo fatto durante il giubileo e anche nel paese romano. È chiaro che per noi questo grande evento è l'occasione di cominciare delle collaborazioni costruttive, come si è visto anche con la realizzazione dei parchi con comuni. È chiaro che in questo momento il lavoro che facciamo con Movit nasce dalla parte più semplice, loro hanno bisogno di un sergente sul territorio, noi sicuramente siamo loro i quali meglio di altri, possiamo certificare i dati, certo. Il mio sogno, la persona che ha una visione di agenzia della mobilità romana, è quello di far sì che magari degli algoritmi, delle novità, delle analisi dei dati, delle interfacce, dei test con utenti che noi facciamo e implementiamo in questi mesi in agenzia, cercando di far diventare l'innovazione un motore di sviluppo per l'agenzia della mobilità, trovano confronto con uno dei grandi player internazionali, e nascono anche le sinergie che fanno sì che le grandi aziende internazionali vengono a Roma non soltanto per cercare i dati, ma per confrontarsi con la propria innovazione e portare quello che fanno con noi a Roma nelle altre 600 città e negli altri 58 paesi. Un giorno discutere, sono 2 anni che invece discuto di quando mi inseguiamo, mi sembra di vedere sempre di più il penultimo ciclista sulla montagna mentre stiamo arrivando a Raccano, mi piacerebbe un giorno
girarmi, non dico essere come ci iniziamo a dire, come Roma un sistema in testa al gruppo, ma girarmi e cominciare a vedermi che mi confrontano anche i grandi player internazionali con i migliori. Su questo, su eventi puntuali, su cose circostanziali, su questo ringrazio, perché diciamo prima che pensavo solo il capo Clani, a te vedo Andrea Burri, che è il capo della nostra piattaforma editoriale, cioè sentire che Movit parla di noi a San Francisco su un evento con la Convenzione dei Pari e Google dice che cosa interessante che hanno fatto a Roma, questo secondo me è un bel tantam per da mandare in giro di quello che abbiamo di la Romana. Poi qualcuno racconterà anche tutte le altre brutte vite che abbiamo, ma piano piano, partendo dalle cose buone che abbiamo e dalle cose più facili forse che permettono più rapidamente di far andare la testa, che sono le tecnologie digitali, aumenteremo anche, non solo lo diremo per tutti i giorni, ma aumenteremo anche il valore del brand di Roma Capitale, che poi è un motivo bello per far venire qui delle persone in città.